Emanuele, ancora poche province al termine del nostro giro gastronomico e naturalmente Verona. Verona, anche perché guardando l'ordine d'uscita saranno i secondi a presentare il risotto. E poi perché sono i soliti favoriti. Beh, diciamo che hanno un palmarès importante i veronesi. E una cosa che mi ha colpito del loro progetto, del risotto e dell'abbinamento che presenteranno, è che sono anche loro insieme a Rovigo gli unici che sono usciti dalla provincia per selezionare un vino in abbinamento. Perché ricordiamo che quest'anno il regolamento prevedeva questa novità, ossia non solo territorio ma anche la possibilità di sconfinare e di andare a cercare un abbinamento con un vino che potesse essere anche, non so, nazionale o anche al di fuori addirittura del nostro paese, dell'Italia. Quindi ogni anno c'è una tematica da seguire per la gara. Bravi anche insomma a Verona che ha scelto di osare e di cercare un altro abbinamento. Ecco, qua alle nostre spalle abbiamo il delegato Paolo Bortoli. Tra l'altro io ho visto una bellissima ricetta e volevo fare i complimenti a Paolo e naturalmente al nostro chef. È una ricetta complessa e che vi mette subito già un gradino, direi, avanti. Ma i complimenti vanno fatti allo chef, indubbiamente, perché la ricetta è frutto del lavoro dello chef, quindi i complimenti li facciamo a lui. È una ricetta complessa che ci ha coinvolto parecchio nella selezione del vino, ma come al solito il lavoro con loro è di grande stimolo e quindi a noi fa piacere. Alla fine questo vino che avete scelto, che vino è? Il vino che abbiamo scelto è un Trento DOC, è il primo rosé della casa Rotary, è un vino giustamente misurato e dosato per il piatto che abbiamo noi, che ci dà la possibilità di incontrare la forza del gambero, la rotondità della marinatura col caprino, lasciando lo spazio al piatto ma riuscendo a contrastare e pulire bene. Passiamo alla ricetta che prima in qualche modo mi hai anticipato, che è bella tosta. Sì. Siamo anche con una persona, un veterano, plurivincitore di questa sfida. Siamo con Davide Fiorio, io rappresento l'associazione Cuochi Scaligeri come ordine di cucina e sono accoppiato appunto con l'AIS Verona. E niente, abbiamo fatto un risotto allo zafferano. Allora, siamo partiti con l'idea di fare un risotto alla milanese, ok? Utilizzando uno zafferano di Pozzolengo biologico. Bellissima questa cosa, eh? E l'abbiamo reso un po' più accattivante, dandogli un leggero tocco di fumo, affumicandolo leggermente, mantecandolo con un caprino, un formaggio caprino delle nostre valli della Lessinia, e leggermente maturato con un po' di tartufo, per cui c'ha leggeri dissentori di tartufo. Sopra siamo andati dall'altra parte dell'Italia, abbiamo messo una tartare di gambero rosso di Mazara del Vallo, marinato con del lime passando dall'altra parte del mondo. E non vi è bastato? Tornando in Veneto con un gin di origine inglese, ma un gin italiano, un Robbie Martin, nostro gin veneto, secondo me uno dei migliori gin veneti che abbiamo. Alla fine siamo ritornati nuovamente al risotto alla milanese con il midollo, che qui però l'abbiamo fatto fritto come una cotoletta alla milanese e messo sopra da andare a dare quella grassezza in più che va a arrotondare la freschezza e il caprino. Emanuele, vieni un po' qui da me, no? Perché direi di chiudere. Io lo metterei fuori concorso questo risotto. Beh, innanzitutto complimenti perché avete interpretato molto bene questa nuova possibilità di uscire, diciamo, ma anche sugli ingredienti, bellissimo. Avete fatto un bel percorso di ingredienti e soprattutto insomma un bel abbinamento interessante. Ecco, sfruttata molto bene la nuova traccia del regolamento di quest'anno. Per regola, in bocca al lupo anche a voi, anche se non ne avete bisogno. Evviva il lupo! Evviva il lupo, sono d'accordo. Bene, Emanuela. Dopo nel montaggio. No, aspetta, che siamo ancora in diretta. Ah, ok. Direi di stoppare, sì. E poi mi fai le comunicazioni di servizio. Ok.